Amici di Medellino, sono con Federico Castelluccio che nei Sopranos ha interpretato Furio e qui stiamo a Brooklyn e farà il panino che lui ama con mortadella, mozzarella e pomodoro. Vediamo, dai. And she comes in, she gets stopped at the border with the because she wants to give it as a gift to the person she's going to marry. You never saw this film? No. Oh, man, you got to see this film. Listen, Lady Liberty. I'm sandwich. Right? Yeah, like showtime. Hey, not too much. All right? just a non troppo maionese, yeah. Dice. You gotta fantastico, vedi il suo sandwich preferito. Mortadella. The Furio sandwich being made live. Yeah. We got to take care of the paisan too. You know what I'm saying? If not, they're gonna try that. Wait. Take a look. Let me take one too. Hey. Guys, I got everything. Might as well. Thank you for everything. I'll leave it at you, Mitchell. Ciao. Good job, right? There is. Buonissimo. This is the good mortadella. Che bel panino, mortadella, mozzarella e pomodoro, è uno spettacolo. Jersey tomatoes, by the way. Jersey tomatoes, that's right. Che spettacolo. Come vedete il panino si fa bello pieno, eh. È sempre bello assistere alla preparazione di un panino. Mozzarella? Can I try it? Yeah, absolutely. Good? My dad makes it, not me. Wow, really good. Ottimo. Stupendo. Pomodoro. Che spettacolo. That's a nice thinly sliced, beautiful. Listen, I'll guarantee you one thing. Your family in Italy is going to see this video. Oh, really? Salutiamo tutti. Ciao. Vedi che bello sandwich. Bellissimo. Where is it? Over here? Wherever you want. Are you going to do right there? Over here? How big? Like this? I think that's good, yeah. All right. Let's give him a round of applause, guys. Vai, bravo Federico. Grazie. Questo è il Furio sandwich. Furio sandwich, direttamente right. Da Brooklyn. Is that good? I think we got everything. G, you got everything you needed too? Let's take a photo of the whole. Let's take a photo. Guardate quanto bel pane qua. Proviamolo, oh, mamma mia, no? Che cosa sto... Mamma mia, unico. E voilà, è arrivato il panino immenso e gigante. Hold on. Okay, ready? Arrivano anche i fan. Che si mangiano un bel pezzo di panino e poi si fanno anche la foto con Federico Furio Sopranos. Il caffè? Buonissimo. Italiano. Amici del mio viaggio, questa è la famosa macchina di Sopranos e lui è un attore, non so se ve lo ricordate, se avete visto Sopranos. Federico Castelluccio. Sono i vari fan che stanno aspettando per farsi la foto con lui qui da Anthony Panini Shop. Lo potete osservare. Questa è la macchina che si vede nella serie Sopranos e Furio era l'unico personaggio italiano, infatti è nato anche in Italia.
Entriamo, vediamo dall'interno com'è quest'auto, ovviamente immensa, c'entrano almeno 7 persone, comodissima ed è anche firmata chiaramente. Qua siamo entrati ovviamente in questo This is posto. Piero from El Hey, Piero. Mirante. Ciao, come stai? There's a Tutto crazy bene? following on Facebook. Really? Yeah, oh, he's from Salerno like us. Really? Sì, conosco. Sì, di Salerno. Ehi, come stai? Bene. Tutto bene? Oh, come stai? Oh, piacere, piacere. Benvenuto nel mio locale. Grazie, grazie a te. Hi, how are you? Fantastico. So you don't want one? Or you want one? No, no, no. Ok. È arrivato il panino immenso e gigante. Hold on. Proviamolo, mamma mia, che cosa sto. Non so se la serie italo-americana più famosa in assoluto, ed è incredibile quanti fan abbia creato proprio una fan base. La ragazza dietro, la moglie, fidanzata, non ricordo, con i capelli ricci, mentre l'auto è quella di Soprano. Allora, ti voglio fare una domanda. Perché pensi che anche in Italia la gente abbia così amato Sopranos e il tuo personaggio? Perché il mio personaggio viene da Napoli. Tutti quanti ci piacciono a Napoli, no? E mi devi scusare perché, you know, ho vissuto una vita intera qui, in America. Alcune parole mi dimentico. Non ti preoccupare, va benissimo. Sì, ti aiuto. Ciao Italia. Ciao, un saluto. Ti manco. Tu di dove sei originario? Originalmente sono nato a Napoli, Napoli città. Che squadra tifi? Che squadra? Devi domandare. Senti, allora, qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito, te lo dico, mia mamma fa un piatto che si chiama, stanno due nomi, spaghetti alla puttanesca o spaghetti alla marinara. Mi piace... Io no, di spaghetti alla marinara di più. Sono coi capri, la salsa. Bucattini, questi qua ci piacciono, non lo so, ma a me mi piace questo piatto, è fantastico che lo fa mia mamma. E tu lo sai cucinare? Io sì, lo cucino, ma non come mia mamma. Vieni ogni tanto in Italia, lo vedi? Certo, vengo spesso. Qual è la tua città? A parte Napoli, che città ti piace? A parte Napoli vado a Roma, vado a Torre Ossaia perché. Quella dove è nato mio padre, vado in Puglia perché mia mamma viene da Palo del Colle, Bari, vicino a Bari, 10 km, una cosa così. Senti, ultima domanda, hai vista la partita dell'Italia? Certo, sono stato con il fratello di Paul Sorvino alla casa sua e ho visto sul telefonino. Il telefonino, sì. Ho visto, ma se tu sapevi quando ha vinto con quel the last kick, boom! Ah, fantastico! Allora vogliamo dire tutto pazzo. Vogliamo dire Forza Italia per Forza finire. Italia. Forza Italia! Grazie. Grazie, grazie.